Sono Tiziano Tissino e abito a 8 chilometri dalle atomiche di Aviano, quindi praticamente insomma me le trovo in casa, se scoppiano spariscono nei primi pochi secondi e quindi un po' anche per questa coincidenza insomma di atomica ad Aviano mi occupo da parecchi anni. Lì a Pordenone c'è un gruppo di beati costruttori di pace che ormai è dal 97, che 96, anzi, che tutti gli anni organizza delle iniziative in occasione dell'anniversario di Hiroshima e Nagasaki per ricordare appunto che questa non è solo una cosa del passato, ma è un rischio sempre presente, soprattutto appunto per il nostro territorio. Nell'ambito di queste iniziative che facciamo tutti gli anni, l'anno scorso siamo entrati in contatto con un avvocato, Joachim Lau, che pur essendo tedesco esercita a Firenze e che fa parte dell'associazione IALANA, Associazione Internazionale Giuristi contro le Armi Nucleari, che ci ha proposto di fare un'azione legale appunto legata alle atomiche. Noi pacifisti, credo lo diciamo da sempre, insomma, che le atomiche sono immorali, ma diciamo anche che sono illegali perché sono contrarie al trattato di non proliferazione nucleare. Però questa, diciamo, restava una dichiarazione, come dire, politica, che poi non aveva conseguenze sul piano giuridico. E gli avvocati della IALANA, invece, si sono proposti appunto di portare questa questione proprio sul terreno giuridico, quindi con un'azione, civile in tribunale. E il ragionamento legale è molto semplice, insomma, queste atomiche, per il fatto stesso di essere lì, sono un pericolo, perché rendono il nostro territorio obiettivo di possibili attacchi nemici, e c'è scritto nero su bianco che i russi, se scoppia la guerra nucleare, il primo posto dove tirano è dove ci sono le atomiche statunitensi, quindi se ci sono le atomiche noi siamo un obiettivo, se le atomiche non ci sono, vabbè, insomma, se scoppia la guerra nucleare è la fine per tutti, però lo siamo un po' meno. E quindi, siccome questa presenza è illegale, l'unica maniera per eliminare questo rischio è quello di eliminare le atomiche. Come c'è un articolo del Codice Civile che impone a chi causa dei rischi di mettere fine a questa situazione, noi appunto chiediamo questo, chiediamo al Tribunale Civile di ordinare lo smantellamento delle atomiche ad Aviano. Sarà un'azione legale che probabilmente insomma, andrà avanti anni e chissà come finirà, però ci interessa appunto porre il segnale della illegalità di queste atomiche e in qualche maniera porre anche un segnale che appunto contro queste atomiche ci si può mobilitare, si può combattere, c'è una possibilità di eliminarle. Questo perché anche noi dalle nostre parti abbiamo quello che è stato detto da altre parti, insomma, la rassegnazione della gente, e che forse da noi è anche più forte che altrove, credo, perché le atomiche ad Aviano ci sono dagli anni 50, quindi ormai buona parte della popolazione le ha sempre avute, ha vissuto come se ci fossero sempre state. Io sono convinto che se in qualsiasi posto d'Italia andiamo a dirgli volete 50 atomiche, la gente insorge come è insorta a Scanzano, però lì le atomiche già ci sono, non sono mai scoppiate e che volete che siano. C'è un sondaggio di Greenpeace di qualche tempo fa in cui si chiede agli italiani se sanno che le atomiche ci sono e se vogliono le atomiche oppure no. 2/3 degli italiani non lo sanno, ma 2/3 degli italiani non le vogliono. Bon, se andiamo a vedere il nord-est è il posto dove si sa di più che ci sono le atomiche e c'è meno gente che le vuole mandare via. Cioè, è un paradosso, ma dove le atomiche ci sono fanno meno paura che da altre parti. Perché appunto si continua a pensare che non succede niente, senza rendersi conto invece di una cosa pericolosissima, che il fatto stesso che ci siano delle atomiche fa sì che altri vogliono averle. Cioè, se c'è un rischio di proliferazione nucleare in questo momento, non è perché la Nord Corea o l'Iran così la mattina si sono svegliati e hanno deciso di avere l'atomica, è perché noi paesi occidentali per primi facciamo passare il messaggio che la nostra difesa, la nostra sicurezza dipende dalle atomiche. Allora, se la nostra sicurezza dipende dalle atomiche, perché quella della Nord Corea non può dipendere dalle atomiche? Cioè, l'unica maniera per dire alla Nord Corea non deve avere l'atomica è dimostrare noi per primi che le atomiche non ci servono.
Rinunciare alle atomiche è l'unica maniera per innescare veramente la via del disarmo nucleare. Quindi su questo noi appunto ci stiamo muovendo con questa azione legale. Siamo partiti in 5 perché tecnicamente insomma, dovevamo fare le cose abbastanza in fretta, quindi 5 cittadini rappresentativi del Movimento per la Pace a Pordenone, però l'obiettivo fin dall'inizio è stato quello di coinvolgere la gente. E per fare questo abbiamo costituito il Comitato Via le Bombe, che interverrà nell'azione legale, nella prima udienza che speriamo sia il 23 marzo, se non la rimandano ancora, e interverrà in causa al nostro fianco dicendo noi siamo qua in rappresentanza di tot cittadini, 200, 2000, 2 milioni, non lo so, non mettiamo limiti alla provvidenza. Ecco, credo che sia importantissimo appunto che ci sia questa partecipazione popolare, sarebbe che riuscire a trasformare questa azione in una specie di class action contro le bombe nucleari. Per questo sono molto contento di quello che è successo un po' a Firenze, che si è costituito un comitato via le bombe anche a Firenze. Sarebbe bello appunto che questi comitati nascessero un po' in tutta Italia per far vedere che non è un problema solo dei cittadini che sono lì, è un problema che riguarda veramente tutti. Allora io poi là sul tavolino ho messo dei moduli di adesione, ma che si possono anche scaricare da internet. Il nostro sito è www.vialebombe.org, magari se gli date un'occhiata, se vedete, insomma, se ci aiutate anche a diffondere queste iniziative, sia dal punto di vista, come dire, culturale, sia anche appunto organizzativo.